Carissimi amici, sono qui con una grande artista, guardate che meraviglioso abito, sono qui con Niurka direttamente da Firenze. Da Firenze, sì, sono Niurka Guero, che vengo da Firenze, questa è la seconda volta che mi invitano al Muovete Faenza. Prima abbiamo fatto l'edizione del Muovete San Marino e ora siamo qui a Faenza, sì. Bellissimo, allora di che cosa ti occuperai in questo stage? Allora, ho fatto già la lezione di Afro Yoruba, in questo caso abbiamo ballato, abbiamo studiato e Yemaya, che sarebbe la dea del mare, e domani ho la lezione di gestualità femminile. Che meraviglia è essere qui e sapere che ci sono tanti italiani che hanno così voglia di apprendere, perché non è un ballo ma è una storia, sono tradizioni. È una storia, è una cultura di un paese che bisogna rispettare molto, perché ci sono molte cose di religione a prescindere di quello che è la musica, la salsa, il casino, tutte queste cose insieme sono cose che vanno insieme, che vanno abbracciate. Capito? Quello che è il ballo con quello che è la cultura e la religione cubana. La cosa bellissima, non so se si evince da questo microfono, è che Niurka, che viene da... Da Firenze, sì. No, ma sei origine? Da Cuba. Havana, sì. Varadero. Santiago de Cuba, adesso spezzo una lancia a favore di Santiago, perché dicono i cubani che le donne più belle vengono da Santiago, non da Havana. C'è un po' di tacchettina. Io su questo non posso dire niente. Non devi assolutamente dire niente, ma la cosa più bella è che si sente parlare una cubana con l'H aspirata da fiorentina. Ormai sì, ormai dopo 22 anni ce l'ho. Mi si è attaccato anche questo. È meraviglioso. Prima non ce l'avevo, ora non purtroppo, ormai vivo lì, sì. Allora, lo spettacolo di questa sera, perché tu sicuramente avrai una parte importantissima. Stasera faccio lo spettacolo sempre di Afro Yoruba, farò Yemaya, che si chiama Yemaya entre Ola e Arena. O entre Ola y Arena in spagnolo, sì, entre sabbia e le onde, questo vuol dire. E a Firenze insegno la scuola Max Ballet Academy, a Firenze in via Maraliano 31A, dove faccio lezioni di afro, gestualità femminile, lezioni di salsa anche con un grandissimo maestro, Massimiliano Terranova. È stata quella una delle mie prime scuole dove ho lavorato 15 anni fa, anche di più, e ora sono ritornata, questo è il terzo anno che sono lì un'altra volta. Bellissimo, bellissimo l'affluenza di pubblico, bellissima l'affluenza di italiani che vengono ad apprendere queste cose. Sì, ora stiamo facendo un lavoro molto lento con me, molto lento, però viviamo delle emozioni grandissime, bellissime, per esempio nelle lezioni mie di Afro, che qui c'è Elena, una mia allieva di Firenze, che lei lo può confermare, e sono contentissima con il lavoro che stanno facendo i ragazzi. Allora, noi ringraziamo tantissimo Niurka di essere stati qui con noi, la lasciamo andare perché deve preparare per questa, sì, sera, questa sera. E in bocca al lupo, buon Muovete anche a te. Grazie mille, saluto a voi e invito a tutti a condividere con noi tutte queste emozioni cubane. Bellissimo. Grazie mille, grazie a voi.